Il controverso argomento delle vaccinazioni obbligatorie al centro del convegno vaccinazioni tra medicina e diritto. Riflettori puntati sugli effetti del farmaco. È indispensabile, soprattutto per chi le vaccinazioni le vuole fare, conoscere cosa sono queste vaccinazioni, quali effetti positivi e quali effetti negativi possono avere, perché riguardano la salute dei figli, per me dei nipoti ormai. Sottolineata l'importanza dell'informazione e della tempestività di intervento per fronteggiare un'eventuale reazione avversa. La miglior difesa è informarsi, perché nonostante i vaccini possono produrre dei danni, i bambini hanno delle capacità enormi di reagire a questi danni e se si interviene subito, io ho visto bambini che hanno recuperato completamente. Per cui bisogna informarsi per sapere come ci si deve comportare. Il convegno è stato organizzato dal gruppo Libera Scelta Ragusa e dal Codacons, che ha puntato il dito sull'obbligo vaccinale imposto dal governo italiano. Codacons, bisogna premettere, non è contro i vaccini. Codacons è per la libertà di scelta vaccinale, per dare adeguate informazioni a tutti, è quello che essenzialmente manca in questo momento. Su quelle che è questo importante atto sanitario, che è un trattamento sanitario purtroppo obbligatorio contro cui noi ci opponiamo strenamente, e perché bisogna dare libertà di scelta, adeguata informazione anche su quelle che sono possibili rischi e le possibili reazioni avverse di un atto sanitario come la vaccinazione, e consentire quindi anche alle persone di poter prevenire, qualora decisi a vaccinare, prevenire il più possibile possibili reazioni avverse che possono essere purtroppo anche gravi. E questo come lo si fa? Essenzialmente chiedendo vaccini singoli, monocomponenti, perché i vaccini combinati, il mix di vaccini è molto pericoloso e lo si sa, cercando di fare gli esami e test prevaccinali in modo da individuare eventuali situazioni di intolleranze, di allergie, anche fattori genetici che sconsigliano la vaccinazione, e far rispettare i loro diritti anche chiedendo eventualmente l'esenzione.